Signore e signori, benvenuti a Boomer Ball Podcast, il podcast dove non manteniamo mai quello che diciamo. Allora, per fortuna. Avevamo detto, ci fermiamo, non avremo più ospiti, faremo una puntata io e Jaco per chiudere la stagione. Non abbiamo fatto nessuna puntata io e Jaco e abbiamo, non forse, l'ospite più importante che sia mai venuto. Quindi direi, beh, perfetto. Io vorrei dire anche l'ospite più importante che mai verrà. È che io non mi ricordo come si chiami. Ma me lo ricordo io. Me lo ricordo io. Sono il gemello diverso di Pupo, il cantante. Perché abbiamo un monumento nazionale. Porca miseria. Monumento no. No, perché sui monumenti ci vanno i piccioni. No, anche perché i monumenti di solito si fanno a miglior vita, però io sono veramente emozionato come fossi un bambino, perché vabbè, ho avuto anche l'onore e la fortuna di giocarci contro qualche anno, quindi qualche mazzata me la son presa orgogliosamente. Subito cose tecniche. Però io, Dino Meneghin, ma un piacere incredibile ed era un'occasione troppo ghiotta per infatti, non approfittare. Devo dire, dobbiamo anche perché in realtà noi dobbiamo ringraziare i nostri amici di Banca Generali Private, perché allora lo hanno invitato lui. In una piega degli impegni con Banca Generali Private, Dino è stato gentilissimo nel dirci, ma sì, lo facciamo. E onestamente ringraziamo anche Ricky, che ha fatto da tramite, da mezzano, come Ricky. Si diceva una volta, e quindi davvero... No, sono io che devo ringraziare Banca Generali proprio per il fatto di avermi invitato, anche perché al di là di parlare di basket, che è sempre bellissimo, ho rivisto Roberto Premier, mamma mia, ieri un po' di sera, gente che avevo frequentato insieme ai campi. Grazie. Ieri sera sì, c'era Moreno Sfiligoi anche, che insomma ha detto che avrà piacere di venire, magari, che ne so, con Ardessi, con Tonuti, quindi faremo una puntata friulana Giuliana, che sennò friulana, poi loro Giuliana, sì, si offendono. Allora, io comincerei così, che alla fine tu, il capitano della Benetton, l'idolo di un sacco di gente ancora adesso, infatti ancora mi arrivano degli aneddoti su Facebook, c'è gente che si è infiltrata al tuo matrimonio, cioè l'ho saputo ieri, mi ha detto... Sì, il mio matrimonio è stato un evento, se torni indietro mai più, no, mai più, voglio dire, in forma strettamente privata. E quindi abbiamo qua uno che è l'idolo di un sacco di gente e uno che è stato l'idolo di quello che è l'idolo, cioè veramente una struttura piramidale di idolatria praticamente, perché tu guardavi la Ignis Varese e dicevi... Io sono stato tifoso dell'Ignis Varese fin da bambino, addirittura con mio papà, credo fosse, aiutami te Dino, perché la finale di Coppa dei Campioni di Monaco di Baviera contro il Real Madrid, non so se era 76-77, può sì, essere sì. Io mi ricordo perché andavo alle medie, quindi io sono un 64, quindi secondo me era o 76 o 77. Sì, per il 75 ho giocato contro Ginevra, contro il Real Madrid, okay, in finale, quindi l'anno successivo. Ok, allora io sono partito con mio papà venire a vedere la Mobil Girgi. Purtroppo quella partita lì andò male, io piansi come un bambino, ero un bambino, però è stata una gita bellissima, me la ricordo sempre, e ti ho visto giocare tantissime volte. Io sono di Empoli, venivo a Siena a vedere le partite, e venire a vedere la Mobil Girgi era veramente un piacere. E mi ricordo fra l'altro quella partita lì, tu giocavi contro a un lungo italiano senese che si chiamava Bacci. E non so se è stata la partita che tu hai fatto più punti nella serie, però hai fatto più di 30 punti, lo hai portato no a scuola, lo hai ridicolizzato, e io ero estasiato. Ma è una delle poche volte che mi davano il pallone, sì, perché se giochi con Bob Morso, Mario Drago, Zanata, il pallone è come scherzo. Sì, e lì ti andava ancora bene, perché certo, poi con Premierone e McAdoo lì ancora è stata peggio, dura. Io ero adibito ai blocchi, mi fa male ancora qui di fare i blocchi. Ma... Sì, però adesso te ti fa male ancora qui, a tutti gli altri ti fa male qui, qua. Allora, perché erano all'altezza del gol. Esatto. Ieri sera c'era Davide Croce che prima cosa ha detto, no Dino, un mito assoluto, mi ha rotto il naso. Poi è arrivato Paolo Vazzoler, no Dino, fantastico, mi ha rotto il naso. Io al Vazzo non so se credere, perché due nasi su due
quelli che erano. Infatti ho detto, manca che una rompa anche a me, quindi in simpatia. Così. No, quelle sono leggende metropolitane. Ma beh, comunque fanno curriculum questa cosa. Ma infatti Paolo ha detto, ma era un onore farsi rompere il naso da Dino, quindi voglio dire. No, però Dino effettivamente tu sei stato prima di tutto un idolo per tutti noi e poi... Se io posso paragonare a un personaggio americano, tu sei il nostro Michael Jordan, the GOAT, il migliore di sempre. Non confondiamo la cioccolata col cavolfiore. Cioccolata per colore di pelle, però voglio dire questo. Allora, tu sei nella Hall of Fame, quella vera. Quella di Springfield. Quella vera. Mi sono rivisto recentemente la tua... come si chiama? Enchantment in inglese con Bob McAdoo, sì, ed è stato bellissimo. Eri più giovane, però sì, beh, qui parliamo del 2003, 21 anni fa. No, la cosa pazzesca è che prima di tutto la cosa bellissima è che mi hanno trattato come se fossi veramente un ex giocatore dell'NBA, quindi alla stessa maniera di Robert Parrish, Worthy, eccetera. Ma la cosa strana e buffa è quando ti presenta Bob McAdoo, fa il discorso, poi ti chiama sul palco, vieni davanti e vedi davanti a te Larry Bird, Magic Johnson, Mike Irving, tutta quella gente lì con cui, diciamo, cavolo, lì guardava mentalmente. Ma soprattutto c'era quello dei Globetrotters, mi si chiama Midler Lemon. Che è quello che mi ha fatto innamorare della pallacanestro varese per i primi anni 60. Sono andato a vedere gli Harlem a Varese e vedevo questi che facevano delle cose pazzesche, io lì, cioè, sono rimasto affascinato. Però quando l'ho incontrato, gli ho stretto la mano, gli ho spiegato tutto quanto e allora lì sei emozionato, gli pensi, cosa gli dico a questi qua? Devo ringraziare e andare a casa. Forse hai capito me ieri sera, avendo appena detto questo, hai capito me ieri sera. Beh, qui si torna un po' al discorso che facevamo prima fuori onda, di quanto è importante la memoria dello sport e degli sportivi. Gli americani sono dei maestri da questo punto di vista. Assolutamente. Loro hanno creato la Hall of Fame, dove ogni anno celebrano la carriera di giocatori fantastici, e dove sono raccolti tutti, cioè una grande famiglia, quella dei giocatori, certo, allenatori, grandi general manager, in un piccolo grande mondo che è quello da pallacanestro. E mi dispiace solo che non riusciamo mai a copiare da quelli bravi. Sì, adesso c'è comunque il nostro film italiano, c'è un Hall of Fame della FIBA. Sì, quello sì, quello sì. Devo dire che al di là delle premiazioni, del discorso, eccetera, la cosa bella è che le sere precedenti, la sera precedente c'è una cena enorme dove vengono invitati gli ex nominati, eccetera, eccetera, con i parenti. E quindi poi prima di iniziare la cena c'è il discorso, e poi ti chiamano, ti alzi, eccetera. Io ero lì a assistere e allora purtroppo tanti non sono più vivi, perché allora si alza il nipote, si alza la moglie. Però, come dicevi tu giustamente, è un modo per ricordare chi ha costruito negli anni anche quella pallacanestro, perché la pallacanestro di adesso, senza quei periodi storici lì che è passata, non esisterebbe, perché sono state migliorie pazzesche. Con questo podcast, che a me piace chiamare trasmissione, facendo incazzare Toso, no, per carità, cerchiamo di celebrare la pallacanestro dei nostri anni, che è quella alla quale la maggior parte delle persone nostra età, coetanee, un po' più giovani, un po' più vecchie, sono rimasti legati. Certo. Perché quelli che vanno a vedere la pallacanestro oggi, molti di loro, non so in che percentuale, ma sicuramente alta, sono quelli che venivano a vedere noi giocare. Certo. Per questo sono innamorati della pallacanestro. Riallacciandomi al fatto tuo, che molti non ci sono, adesso questa puntata qui va in onda, ma ieri è morto Bill Walton. Sì. Sei purtroppo giovane, ragazzi, 71 anni. Ed era anche lui un idolo della mia gioventù, perché questo qui con i capelli lunghi rossi che giocava a UCLA, un hippie, cioè figlio dei fiori, campione fantastico, cioè per noi era veramente fantasia. No. La prima volta che ho visto Bill Walton era il campionato mondiale di Lubiana nel 70. E lui faceva parte della nazionale americana. Quando vinse la Jugoslavia. Sì, esatto. Lì c'era Scarsi. E allora, quando l'ho visto in campo, alto, dinoccolato, magro, dicevo, questo qui,
conoscendo che ci fa questo qui. Dopo due anni l'ho visto principe dell'UCLA a giocare, faceva sfracelli poi a pole. Ho detto, Meneghini, qui stai zitto, non dare più giudizi a nessuno che ti conviene. Io mi diverto sempre a raccontare un episodio quando io ero ragazzino agli europei cadetti di Salonicco. Arriviamo con l'aereo, scendiamo dall'aereo e saliamo sul pullman dove già c'era una squadra. La squadra era l'Unione Sovietica. Noi saliamo da italianini, belli, belli cari, tutti 64, io, Beppe Bosa, Sandro Boni, insomma tutti ragazzi. Tosti. Russi. Brutti, avete detto brutti sicuramente. E siamo, e loro avevano occupato la parte dietro del pullman, noi ci siamo seduti nella parte davanti, poi siamo scesi tutti allo stesso albergo, noi siamo scesi e hanno cominciato a scendere loro. E ognuno che scendeva era 2-4, l'ultimo che scende era Sabonis, che dal lituano a quei tempi giocava con l'Unione Sovietica, ma c'era Sabonis, c'era Tikhonenko, c'era Marciulonis, c'era Volkov, c'era una squadra pazzesca. Infatti loro vinsero la medaglia d'oro contro di noi in finale. Per dire che quando abbiamo visto Sabonis scendere, sto pendolone, chissà che cazzo è. Ma per Sabonis, dai. Allora, incontriamo Sabonis ai primi anni 80 con Milano, andiamo a giocare a Zalgiris. E che era ancora sì, no, lui aveva 18 anni, avevo sempre sentito parlare, non l'ho mai visto giocare, diciamo qua questo qui è forte, alto, veloce, allora cominciavo già a preoccuparmi. Allora andiamo a spogliarci e lui non c'è, cominciavi già a filare. No, lui non c'è, ci spogliamo, entriamo nel corridoio per entrare in campo, arriva lui, stavamo per entrare con la sua borsettina, si è cambiato in 3 minuti neanche, è entrato con la squadra. Allora, per dirti la forza di quel giocatore, allora, siamo in attacco, sbagliamo, lui prende il rimbalzo, parte in contropiede, io gli corro dietro per vedere se posso, come pazzo. Allora, mi devo fare allora, lui parte in contropiede, stacca, metti un 30 cm dopo la riga del tiro libero, va su, io vedo il braccio su che va su così sopra il ferro, e schiaccia. Ho detto, questo qui mi sa che diventa buono. Che dopo si è visto. No, Sabonis senza i suoi problemi ai piedi probabilmente sarebbe stato un giocatore dominante in NBA, forse ancora di più di Jokic oggi. Sì. Guarda, cioè lui ha avuto la sfiga di nascere in Lituania nel periodo comunista, di dove le frontiere erano chiuse, eccetera. Se lui fosse nato in America, sarebbe stato il miglior centro, come Jokic adesso avrebbe spopolato, perché lui era alto, grosso, tiratore, passatore, difensore. Guarda, io ho avuto due idoli. Uno Čosić, perché sapeva fare tutto. Fantastico. Poi quando ho conosciuto Sabonis, no, questo qui... Cos'è meglio di Čosić? Poi dopo mi piaceva tantissimo Pau Gasol, che era un mito anche lui. Adesso sono innamorato di Jokic. E sono tutti centri che sapevano fare tutto, potevano giocare anche playmaker, però Sabonis allora roba, e soprattutto non quei centri super atletici, per l'amor di Dio, stiamo parlando di gente di 2,12 m, 2,15 m e più, certo. Grandi atleti, ma non famosi per le schiacciate, sì, per sì, 60 infatti. O per, ma perché sanno giocare a pallacanestro, cioè. Di Sabonis lo giochiamo a Milano al ritorno. Però dico, qui devo giocare di esperienza. Allora, mi danno la palla, comincio, vado a tirare, mi appoggio un po', fallo contro Sabonis, che non c'era fallo. Allora, tornando indietro, mi passa in fianco e sento un vocione qui, dopo 30 giorni fa, baby, da fare il bambino che non era, ma sto vocione ancora qui così, dico, baby. Ma e quando dovevi giocare con gente così? Cioè, il tuo atteggiamento era... Non lo so che è mostruoso, ma oppure no, non me ne frega niente, io ci gioco alla pari. La seconda che hai detto, ma no, ma ci sta. No, nel senso che se tu ma come te contro Petrovic, mi viene da dire, cioè, se parti dicendo questo qua è il migliore che abbia mai visto, è difficile poi giocare. No, guarda, se entri in campo con quella mentalità, sei finito. Soprattutto se giochi contro gente alta, grossa, più alta di te, più di te. Cioè, tu devi entrare in campo e farti rispettare, nel senso di fargli vedere che non temi il contatto fisico, che gli sei addosso, che sei pericoloso uno contro uno.
perché sennò ti massacrano. Che se no cominciano a giocare sempre per lui, tu dopo ti adesso farò una citazione di un amico comune che non è qua, che è Rusca, Stefano Rusconi, e che lui mi disse proprio per il libro che prima. Quando io giocavo contro Sabonis, contro Dokic, io avevo un'idea, non gli devo rompere i coglioni, perché se io comincio, magari schiaccio la prima palla e questo si carica, io sono morto. Quindi io devo, come dire, star nel mio e fare in modo che non si svegli l'altro. E invece tu avevi un'altra attitudine. Il mio concetto era diverso. No, appunto. Sai, quando giochi contro gente che più che diventa, ogni anno arrivano più grandi, più grossi, più bravi, perché vengono più giovani, bastardi. Più giovani, bastardi. E allora, quando una volta ho giocato con un americano qui in Italia, non faccio il nome, che mi diceva I break your fucking neck, cioè ti rompo il collo. Un simpatico americano. Due azioni dopo sono rimbalzo brandito una botta, dopo ha smesso di fare il gradasso, esatto. Perché ha capito che non fare il furbo con me perché io gioco da pari, sarai più bravo eccetera, ma no. Non minacciare, perché sennò dopo ti distruggo, tra virgolette. Chiedo a tutti e due, ce n'erano tanti di giocatori stranieri con questa attitudine? Quindi gente che arrivava in campo e tentava subito di... Ma guarda, ne abbiamo visti tantissimi. Ora, questi poveri, poveracci nel senso di... vanno in un paese straniero, vanno oltre l'oceano, non sanno niente del nostro paese, non conoscono la lingua, non conoscono il basket. Vengono da un mondo sicuramente privilegiato tipo NBA, quindi arrivano qui e sono sbalestrati, spaesati, quindi ci mettono un po' di tempo a capire. Pensano di venire qui e essere tutti Michael Jordan e non lo sono. Quando si trovano di fronte gente come Jaco o chiunque altro in Italia, si accorgono la nostra pallacanestro è una tosta, una vera complicata, allora cominciano a innervosirsi, cominciano a dire ma qui fallo, cioè, cominciano a non essere più così sicuri. E quindi diventano un po' più umani, fra virgolette, più comprensivi, nel senso che capiscono di più, sono capitati, e più rispettosi del nostro movimento in genere. Sì, però sì, sembra sì. Capire, poveri, perché come se andassi a giocare, o noi andassimo a giocare in Cina, cioè cavolo in Cina chi sono sti non pare la riga, non conosci il mangiare, e ti diventa assolutamente sì, complicato. Poi diventa solo il problema di imparare il cinese e dire ti spezzo il collo un cinese. Beh, però gliela detto in inglese, però. Esatto, al di là di quello. Però devo dire che Dino ne ha incontrati molti, ma molti più di me. Quelli che parlavano tanto alla fine non erano poi quelli che giocavano bene. Quelli che giocavano bene erano veramente duri e cattivi, erano quelli che stavano parecchio zitti. Sì, e quindi sai come si dice a Treviso? Tasi. Se batte e se tase. Io questa l'ho sempre sentita. Se batte e se tase. Quindi... Se batte si mena sì, e certo. Si tace. Si batte e si tace. Poi. No, no, ma ragione Jacopo, ne so che quelli intelligenti, quelli bravi, eccetera, capiscono il loro ruolo, che è sicuramente importantissimo, si adeguano, si rendono protagonisti senza pestare i piedi a nessuno. La grandezza, non so, di Tony Kukoc, per dire, parlando di stranieri, dopo un Bob McAdoo. Ma dopo ne ho uno per te. O Vini del Negro. Insomma, loro venivano qui, dettavano il basket, insegnavano il basket, senza farlo pesare, capito? E noi che eravamo io, che ero il seguito di questi, parlo di Bob McAdoo, lui ci ha aiutato ad alzare il livello della qualità del gioco, a partire dagli allenamenti. Perché sì, quando è arrivato Bob McAdoo, dicevano McAdoo qui, McAdid, e invece quando è arrivato qui in Italia, già a partire dagli allenamenti, lui andava con una scheggia di una durezza, di una forza pazzesca, quindi per stare al suo passo dovevi allenarti più duramente anche tu, quindi tutta la squadra. Una cosa che io mi ricordo ancora, pensano, adesso si dice i fanboy, ho ottenuto io credo per un anno il ritaglio della Gazzetta con la notizia che McAdoo arrivava, io ero un vostro tifoso patologico e quindi quando è uscita la notizia ho ritagliato e me lo tenevo a posto di soldi che non avevo, tenevo quella cosa lì di Bob. Quando è arrivato, in qualche modo l'NBA l'aveva scaricato, lui era incazzato dentro di sé oppure era felice di esserci? Come... Allora, penso che abbia contribuito a non farle incacchiare il contratto. Bravo. Sai, questo è un super campione che ha vinto il campionato in NBA, il miglior marcatore. MVP. Sì, quindi l'hanno convinto sicuramente Peterson e Gabetti e Cappellari, soprattutto Peterson penso che abbiano. Anche secondo me importante è stato il contributo di Mike D'Antoni. Okay. E quindi le avrà spiegato per filo e per segno.
E quando è arrivato qui, lui era, come ho detto prima, primo arrivare e l'ultimo andare. E l'unica richiesta che aveva fatto è voleva il numero 11, perché lui ha sempre giocato col numero 11 nell'NBA. Hai ragione. E allora Peterson dice, Mike, ha detto, però guarda qui, c'è la D, non me ne gli spiegano. Ho detto, vabbè, va, per lui prendo il 15 invece che l'11, quindi grande disponibilità, è sempre una stupidaggine. No. Però insomma questa è una dimostrazione di umiltà. A te l'avevano, se posso permettermi, te l'avevano chiesto o non hanno neanche sollevato l'argomento? No. Tu non l'hai mai saputo? Me l'hanno detto dopo un po' di tempo, no, anzi l'ha tirata fuori Bob, non mi ricordo in che occasione, dopo la mia intervista. Ho detto, quando sei arrivato qui io volevo l'11, ma madre di Meneghi, ho detto vabbè, se lo tiene io prendo l'altro numero, prima non lo sapevo. Ma per curiosità tu avresti considerato dire ma sì, 15 lo prendo io oppure ci tenevi? Cioè, vuol dire, se arriva uno, un John Smith, okay, no, col cacchio, okay. Ma Bob, con Bob gliel'avrei dato senza nessun problema. Sì, ma perché poi quando gliel'ha chiesto Bob McAdoo a Peterson, gli ha detto io vorrei l'11, ha detto sta zitto, vorrei l'11 e Meneghi, ci picchia tutti. No, però per dire, io l'ho raccontato un sacco di volte, soprattutto Tony Cucco e Cervini del Negro, come sono riusciti ad alzare il livello di tutti noi, cioè noi tutti, vabbè, siamo stati discreti, buoni giocatori, chiaro. Ma loro ci hanno fatto diventare molto più forti, cioè i miei anni migliori, cioè mi sento che quando ho giocato con loro ho raggiunto veramente, diciamo, la maturità del giocatore, perché certo. Comunque erano giocatori che per sé prendevano, ma soprattutto davano tantissimo agli altri. Tony Kukoc poi era un maestro, lui sì, faceva 11 assist a partita o 15 assist a partita, non come oggi, se fosse oggi probabilmente ne faceva 25 certo. A partita, però questi grandi campioni sono campioni a 360 gradi, nel senso non ti fanno pesare. Kukoc è arrivato da noi, aveva vinto 3 Eurolega di seguito, 3, e quando è arrivato qui c'aveva 60-24 anni, 3 Eurolega. Tutti ci siamo messi a dietro di lui, lui segnava il passo e tutti provavamo a stare dietro. Sì, ma vedi, il segreto delle grandi squadre, cioè le squadre che diventano grandi o dei grandi risultati è proprio questo, la capacità dei singoli di fare il gruppo, nel senso arrivano due forti, non è che ci dice, beh, allora bisogna dare tutti i palloni a loro perché, no, io gli do i palloni giusti ma voglio essere protagonista. E nello stesso tempo i grandi giocatori come Tony, Bob, eccetera, vogliono che tutti gli altri siano protagonisti, quindi una squadra fatta di ingegneri e muratori. Gli ingegneri fanno gli ingegneri, i muratori sostengono tutto. Però nel momento del bisogno, il muratore diventa protagonista, diventa ingegnere, sa essere risolutivo nella situazione. Questo avviene grazie alla coesione, al gioco di squadra, alla disponibilità e al rispetto che c'è fra i vari giocatori. E io in questo senso vorrei fare una cosa, perché allora, io sono del 70, ho conosciuto Dino insieme a tutte le altre leggende, diciamo, dell'Olimpia Milano, ma mi sono perso tutta la parte di Varese. Dei giocatori di Varese, per noi, ovviamente lui conosciutissimo, Bob Morse conosciutissimo, di Aldo Ossola si è sempre letto, si è sempre scritto il Fon Karajan del parquet, però ce n'erano degli altri che io vorrei che tu ci raccontassi, che ne so, Ivan Bisson, Marino Zanatta, Dodo Rusconi, cioè i giocatori che c'erano ma che magari per qualsiasi motivo sono diventati meno iconici, come si dice adesso, rispetto a te o a Bob o a Raga o... Ma guarda, Dodo era il secondo playmaker, noi giocavamo con Ossola, Rusconi, doppio playmaker, quindi erano due giocatori che giocavano per la squadra e pur avendo tiro non tiravano mai e facevano incazzare noi, perché dicevano se voi non tirate la difesa sta più schiacciata sotto, c'è meno spazio per noi. Non tiravano mai, ogni tanto sparavano qualche tiro eccetera. Zanatta e Bisson, Zanatta soprattutto è uno che tirava da 10 metri. Se avessi a loro ci fossero stati i tiri di 3 punti avrebbe fatto un disastro, come Ivan. Ivan era un grandissimo, un ala pivot, bravo spallacanestro, uno contro uno, tiratore contropiede, giocatore straordinario. E questi due mi ricordo che erano grandi amici e noi facevamo un allenamento durissimo con Pizzi, con Nico, eccetera. Dopo 2:30, 3 di allenamento, loro rimanevano lì ancora un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora a giocare uno contro uno, loro due.
allora io andavo via. E allora io uscivo dal palazzo e ancora lì che giocavo uno contro uno, eccetera, eccetera. L'amore. No, ma l'amore è proprio la professionalità, a dire, come dicevi tu, poi gli articoli sono buon modo, sì, cioè, ma quelli erano la trave portante della squadra. E il capitanoncino anche. Beh, Flavo è il maestro, Flavo è quello che a me è stato di grandissimo aiuto, perché mi ha insegnato tantissime cose, come stare in campo, come prendere la palla, l'attacco, quando poteva mi dava i passaggi. Lui era fanatico del passaggio, dell'assist. Okay. Allora, c'è stato un periodo in cui tu non potevi fare il passaggio sopra il ferro, la layup che si fa adesso, era proibito, okay, perché dall'America... Interferenza, sì, era considerato un'interferenza. Sì, per cui il passaggio doveva essere massimo all'altezza del ferro. E allora, cioè, Flava si metteva in basso, post basso, sull'ala, io tagliavo e lui mi faceva questo passaggio. Alcuni canestri me li hanno annullati perché c'erano che era sopra il ferro. Che follia, questa non la sapevo. No, questa sì, pazienza. Beh, poi per fortuna anche i miei anni c'è stata tanto questa regola, cioè è una regola, la Liup come c'è oggi, c'è fine anni 90, primi anni 90 probabilmente, perché prima era un'interferenza sopra il ferro. Per cui già quella era una roba che non andava. E poi, vuol dire, parlando prima di ingegneri muratori, abbiamo fatto la finale di Coppa dei Campioni ad Anversa contro Real Madrid, e io mi ero rotto la mano e non ho giocato, e ha giocato Sergio Rizzi, certo, che era un cambio, giocava poco, insomma, questo è entrato e ci ha fatto vincere la Coppa, perché ha fatto 13-15 punti, perché gli spagnoli non si aspettavano, cioè, chi è, questo li ha massacrati. Este Chico. Sì, sì, esatto. Per cui lui, quella Coppa l'abbiamo vinta grazie a lui, e questo è, uno sta seduto in panchina a una partita, quando gli viene chiamato lui deve essere pronto a fare il più uno, non meno uno come dice Peter, fare un più uno, cioè essere utile alla squadra per far vincere. So che a raccontarlo è facile, però la storia insegna che poi a farlo non è una cosa banale, credo soprattutto per i giocatori mettersi in quella ottica di dire io ho quel compito, gli altri fanno magari cose più divertenti, più fighe, eccetera, e tu in questo sei stato un giocatore unico e, ripeto, nelle puntate che abbiamo fatto sono venuti tanti. Ogni volta che veniva fuori il tuo nome, tipo, c'era una pausa scenica e tutti quanti si toglievano il cappello. Perché tu sei diventato il giocatore più, ancora oggi, io ho fatto un esperimento, senza dirlo perché non volevo rovinare la sorpresa, ho chiesto a qualche amico, guarda che probabilmente viene il giocatore più famoso della storia del basket, cioè plebiscito. Non c'è uno che mi ha detto, che ne so, ah viene Gallinari, ah viene, non lo so, Bargnani, cioè... plebiscito per te. E tu sei riuscito a fare questo, ti ricordi qual è stata la tua media punti più alta in campionato? O magari non te ne vieni neanche conto? Dunque, è stato un periodo quando ero a Milano col Billy e c'era il secondo straniero, era Walker. Wally. Billy Walker o Johnny Walker. No, Johnny Walker è purtroppo Wally Walker. Wally Walker. Lo so. Allora lì giocavano bene, io ho fatto una media di 18 punti a partita. Poi, siccome la squadra però non vinceva, allora hanno cambiato Wally Walker, hanno preso Antoine Carr che era quel pivot, se non sbaglio. Allora, io credo, adesso questo è un colpo di scena, perché se io sto per dire una cazzata e Dino mi darà una botta in testa, può essere che sia arrivato Carroll al posto di Wally Walker, perché secondo me Antoine Carr è arrivato al posto di Cureton che era scappato. Bravo, hai ragione. E quindi la memoria storica. No, gli sfigati, che quelli che hanno fatto e quelli che hanno guardato, no, questa è la differenza. Hai ragione. No, e quindi da Wally Walker a Carroll, come palloni per te, è un po' cambiato. Siamo passati, infatti Peterson volevano cambiare per prendere, dare più peso che sotto canestro, che ora mi chiama e dice guarda, noi abbiamo intenzione di prendere Joe B. Carroll, però gioca centro, gioca, ho detto coach, a me non me ne frega niente, sono basta vincere, se è buono, se è una camorza no, se dici che è buono lo prendiamo, insomma, cosa che poi Joe si è dimostrato una roba, mancava solo che camminasse sull'acqua, poi aveva fatto tutto. Ci ha raccontato Ricky delle cose di... No, lui è fantastico, poi era una persona straordinaria, lui era amante dell'arte, infatti adesso lui è un gallerista di arte, non mi ricordo dove abita, conosceva, andavamo già nei ristoranti, c'era sempre la sua foto lì che era stato lì nei migliori ristoranti di Milano e per cui amava la cucina. E poi è stato l'unico americano
che quando è tornato in America, è stato con noi solo un anno, quando è tornato a casa ha fatto un regalo a noi, ha regalato un orologio a noi, perché di solito ero da squadra, partiva l'americano, si faceva una colletta, si faceva un regalo all'americano, a voi, noi all'americano, sì, sì, sì. Lui lì è stato l'unico che invece ha fatto la cosa diversa. La classe non è acqua. Enrico ci dice, ma tra l'altro, perché insomma, anche basta con l'icona, trattiamolo da giocatore, dal punto di vista tattico, essere in campo con un altro pivot fatto e finito, era la prima volta che ti succedeva o avevi avuto, quindi no, non il 4 classico, ma proprio due pivot d'area? Beh, negli 70 c'era Flaborea, che era, okay, anche se a lui piaceva giocare più spostato fuori, perché gli piaceva fare gli assist, tirare, eccetera. Però sì, io giocavo un po' più sulla lunetta, anche un po' sotto, ci scambiavamo. Con JB io ho giocato più sulla lunetta, cioè giocavo un po' più esterno, non proprio tipo come ala, però mentre lui giocava sotto e ci eravamo messi d'accordo, per cui tante volte lui veniva marcato d'anticipo per impedirgli. Allora ci eravamo messi d'accordo perché lui, quando lo marcavano di tre quarti davanti, lui si girava, faceva un tagliafuori, la palla arrivava a me solo mentre gli facevo un lob e lui tirava e schiacciava, per cui anche lì è solo una questione di mettersi d'accordo per essere protagonisti sempre. Tra giocatori, quindi non, sì, è giusto, sì, che, sì, so, da no. Infatti alcuni canestri li abbiamo fatto perché invece di fargli il lob, che deve essere bravo a calibrare, tante volte gliela sparavo sul tabellone. Ma dai! E lui tagliava fuori il pallone tu e gli schiacciava il pallone in mano e segnava. Dopo hanno imparato com'era. Non ho capito com'era il sistema, quindi la difesa, però qualche volta c'è, sì, capito. Non è che gli sia servito molto, perché quell'anno lì, non so, non avete perso credo neanche una partita, no, nei playoff. Guarda, prima delle semifinali, JB Carroll è entrato in spogliatoio, fa: ragazzi, ora mancano 6 partite, per cui io devo andare a casa, 3-0, 3-0, no, allora erano 2 su 3, scusa. Sì, 2 su 3, sì. 4 partite devo andare, cosa che ha fatto, lì ha giocato veramente... pazzesco, in maniera pazzesca. Ha fatto delle... Noi giocavamo, era crollato il palazzo di San Siro, quindi giocavamo nel tendone del circo di Togni. Allora, se il tendone che poi è diventato Trussardi. Poi hanno costruito il Trussardi, okay, ma in quell'anno lì non c'era spazio per giocare. Però il tendone del circo, la cosa buffa è che, sai, il palazzetto ha le tribune che sono così per... Invece lì al circo erano tutto il parterre, così era tutto piatto, c'era solo quello in fondo, allora dal parterre si usava, no, si vede un bim, no. Però insomma lì giochiamo, vinciamo, e JB ha giocato in maniera straordinaria. A proposito di circo, a me viene in mente una cosa che ci ha detto Ricky. Allora, prima volta che lo convocano, Ricky arriva in spogliatoio da voi vestito più o meno da paninaro, ci ha raccontato che aveva dei pantaloni a scacchi, quelle Timberland gialle, giallo bello intenso, e non so che cosa, e tu gli dicesti, cioè, ti manca il naso rosso, il martello col petardo e sembri un clown, un pagliaccio. E poi mi ha detto, ma c'è anche un'altra cosa che non posso dire, non ti ricordi cosa gli hai detto in aggiunta a questo? No, guarda, io mi ricordo quando lui giocava nelle giovanili, ogni tanto veniva in prima squadra a fare allenamento, eccetera, ed era alto, magro, vedevi solo i piedi in pratica. Allora io ho cominciato a chiamarlo Scarpantibus, che era uno dei personaggi di Arbor alla radio, eccetera, eccetera, che c'era questa figura immaginaria dove c'era questo piedone. Però la cosa bella è che Ricky l'ha presa a sorridere, che lui non si offendeva, che qualcun altro aveva potuto dirmi giustamente. Beh, Ricky, ma non erano gli anni, poi lui comunque, vabbè. È un ragazzo intelligente, non se lo poteva permettere. No, ma sai lì, allo spogliatoio, quello che si intendeva di più di moda, era Franco Boselli, che era, la porta si apre e Franco era seduto così. E allora quando compravi un qualcosa di nuovo, un pantalone, una giacca, un giaccone, eri terrorizzato perché entrando guardavi la faccia di Franco, che capivi se compravi ti recensiva, hai fatto una cagata oppure no. E Ricky, quando era entrato, mi ricordo che Franco aveva un po'... Franco anche no. Però a Franco piaceva la Timberland grossa, allora si usava. Però quella non ricordo. Però sai, un conto un numero normale. Sai, cominci a sparare, un numero così, scampone giallo. Passa. No, ma infatti Ricky ci ha detto che comunque, a parte che ha detto una cosa molto bella, che lui quel modello di fare spogliatoio poi negli anni non solo lo ha apprezzato ma lo ha fatto suo, e quando è diventato capitano del Benetton dopo Iaco ha cercato di riproporlo
con i giovani, proprio per esempio con il bullo, lui ha detto: io ho cercato di insegnarlo, di trattarlo come voi avete trattato lui. Per cui, ecco, non so se adesso esiste ancora, perché boh, le squadre cambiano. Beh, ma... sai, col fatto che adesso i giocatori vanno via anche durante la stagione, c'è il mercato praticamente sempre aperto, è più difficile ricreare questo, ma è una delle... lo dicevamo prima con Dino, una delle, dei segreti delle squadre vincenti è quella di avere comunque un gruppo solido sul quale ogni anno magari aggiungi uno o due giocatori. Oggi è molto più difficile perché siamo, il professionismo ha fatto sì che senza il vincolo del cartellino i giocatori alla fine di ogni contratto possono cambiare squadra. Però il segreto delle grandi squadre di qualsiasi livello è fondamentalmente sempre quello: creare un gruppo forte che supera le difficoltà. Sì, ci sono dei valori che vengono comunque insegnati. Esatto. Io mi ricordo, spesso ne parlavano nel calcio con il Milan di Sacchi, e tutti loro dicevano: noi abbiamo, hanno fatto anche lì un documentario, credo, su quella squadra, che si chiama Stavamo bene insieme, se non vado errato, e dicevano che l'idea era di insegnare a chi arrivava più o meno come si stava al mondo in quell'ambiente lì. Sai, quelli erano tempi in cui allora c'erano solo due stranieri, il resto erano tutti italiani che magari crescevano, stavano insieme per anni, due o tre venivano dalle giovanili, poi erano in Serie A, eccetera. Però quelli che erano la prima squadra rimanevano insieme 3-4 anni, quindi si conoscevano. Adesso invece la squadra è fatta, è una multinazionale, sono due italiani veri, poi tre naturalizzati, tre americani, quattro europei, quindi diventa difficile costruire un qualche cosa. Poi, come diceva giustamente Jaco, compri un giocatore, te lo trovi il compagno di squadra, dopo tre mesi te lo trovi avversario, è una continua giostra, continua, e la porta dello spogliatoio, come dice Bianchini, è una porta dell'hotel, una porta girevole, continua, non riesce a costruire un certo tipo di rapporto umano, professionale, sì, se si intelligente. Infatti una cosa che abbiamo chiacchierato, della quale abbiamo chiacchierato spesso, alla fine si riassume così: mi dà l'idea che i giocatori di adesso in qualche modo si divertano di meno, perché è inevitabile, comunque siamo tutti persone oltre che professionisti in quello che facciamo. Se tu giochi in un ambiente come il tuo a Treviso, come il tuo a Milano o il tuo a Varese, ovviamente, riesci anche negli anni a costruire un ambiente emotivo, un ambiente sentimentale, un ambiente di relazioni dove sei appagato. Se tu ogni anno, anche se rimani, hai tutta gente nuova intorno, mi sa che non deve essere facile dal punto di vista proprio del benessere psicologico adattarsi in una situazione così. Sì, al di là di questo devo dire che una cosa importantissima era quando c'era il cartellino, che il giocatore era di proprietà della società. La società spesso, la società stessa, spingeva l'allenatore a far giocare quel giovane per fare aumentare la forza, la qualità, quindi il suo valore sul mercato aumentava. Il fatto che andasse in nazionale raddoppiava il valore del giocatore. Adesso le società sono costrette per esigenze di, adesso cominciava Jacopo prima, il giocatore proprietario del proprio cartellino, io firmo due anni, alla fine del contratto io posso andare dove voglio. Quindi la società dice: ma perché devo spendere soldi per far costruire il giocatore, dopo questo quando è bravo se ne va nell'NBA, io sono rovinato, va al Real Madrid. Quindi investono di meno, gli allenatori rischiano di meno sui giovani, e quindi, perché dico, prima sarà il mio risultato, certo, quindi il mio lavoro, poi se ottengo... Dino è elegantissimo, Dino non dice una parolaccia, io e te siamo due... Ah, se vuoi io vado. No, perché io e lui siamo... No, Dino sta dicendo le cose esatte, come non mi aspettavo diversamente. Il professionismo ha cambiato il gioco e non è più la nostra pallacanestro. Le società prima proteggevano i giocatori, anche quando capitava di partire una stagione, di partire e non giocare bene, però venivi protetto perché comunque eri un bene della società. Oggi se parti male, dopo due mesi fai cagare, ti cambiano, ti mettono sul mercato e cambi squadra. Giustamente gli allenatori dice: ma io mi devo giocare il culo con un giovane, devo lanciare il giovane, io sono giudicato se vinco o se perdo. Ovvio. Perché se la mia squadra non fa cagare e vinco, sono un grande allenatore. Se io lancio tre giovani, faccio una pallacanestro bellissima, però perdo le partite, dopo due mesi mi cacciano. Allora capisci te. Poi adesso apro una parentesi, tu sei stato anche presidente della federazione,
dal 30 giugno di quest'anno c'è una regola, forse lo sai, forse non lo sai, che a livello giovanile i ragazzi sono tutti liberi. Al 30 giugno di ogni stagione, a livello giovanile, un bimbo può giocare un anno con Treviso, un anno con Siena, un anno con Venezia, e questo diventa difficile per una società, anche che fa un settore giovanile, poter fare una programmazione con un gruppo di ragazzi, sì. Perché sai, oggi poi questi bimbetti sono tutti fenomeni, sì, i genitori di questi bimbetti pensano di avere tutti... Michael Jordan, esattamente, quindi no. Cosa succede? Succede che per accontentare il bimbetto magari perdi lo spirito del gruppo, o comunque il bimbetto che non è contento al 30 giugno dice oh, sai che quest'altro anno va a giocare da un'altra parte, e si perde un po' quello che era fondamentalmente lo spirito del sì, sì, sì. Beh, ma soprattutto sì, le società dicono ma perché devono investire a fare propaganda, tirare sui ragazzi, pagare gli allenatori, far vedere una selezione, prendere i migliori, farli giocare, quando sono bravini, come dice lui, questo prende valore. Addirittura farli venire da fuori, quindi sì, mettere sì, su sì. Una foresteria, dargli da mangiare, mandarli a scuola, sì, farli crescere per non avere niente in mano fondamentalmente. Sì, da un certo punto di vista etico è giusto che il ragazzino vada a giocare dove vuole, dal punto di vista proprio professionale, economico, le società fanno due conti, diciamo, perché io devo spendere soldi. Ma infatti io sono curioso, cioè secondo voi cosa succederà? Voi conoscete perfettamente il nostro paese e la mentalità, io sono un po' pessimista perché ogni volta che si prova a cambiare le regole il concetto generale è troviamo un modo per sfruttare la regola nel modo più furbo possibile per noi, per me. E io sta cosa qua non ho idea. Cioè, ci sarà secondo me la necessità di un periodo di adattamento, poi bene o male si prenderanno le dovute contromosse. Non è, senso, che, non è che ci sarà oggi, un mondo di accordi sotto banco dove no, tu già non oggi, dici già mai oggi in realtà. Squadre faranno firmare scritture private ai bravissimo. Ragazzi che si impegneranno per la durata. Ma è legale quando, io non lo so, tu sei minorenne, è legale? Teoricamente la scrittura privata, la scrittura privata ha un valore, genitore, poi penso, no? Ha un valore non totalmente legale, nel senso se c'è un litigio, se c'è un problema e si va per vie legali, la scrittura privata rischia di non essere presa in considerazione, non è un vero e proprio contratto, anche appunto. Perché abbiamo a che fare con dei minorenni. Sì, sì, quindi io concettualmente quindi, non la vedo benissimo. Quindi perché... non è una situazione semplice, te lo dico anche da addetto ai lavori perché mi capita di parlare con genitori o con società che hanno ragazzini interessanti che non sanno come fare a tenerseli perché la regola al 30 giugno fa sì che questi se ne vanno dove vogliono. Sì, perché beh, dopo magari ci torniamo. Poi, per l'amor di Dio, la scelta migliore è sempre quella: c'è un bravo allenatore, sto bene, ci sono i miei amici, sì, ma che cazzo vuoi? Cioè, sì, io sto qua, cioè, ma sì. Devo andare dove? La base è quella. La base alla fine è sempre quella, creare un ambiente dove si lavora bene, dove però, ci sono bravi allenatori. Devo anche dire, però questo è un discorso tipo spirale che va sempre più giù, che alla fine voi avete insegnato a me, chiacchierando nei mesi, che diventare giocatori spesso non vuol dire che tutti ti dicano bravo, sì, felice, siamo contenti, tu sei contento, cioè spesso è durezza, sacrificio, voglio dire porta in faccia, cioè è attraverso quello che si cresce. E se invece l'idea deve essere lo faccio stare bene, lo fai star bene, o hai Larry Bird dal primo giorno che quindi lui sta bene e tutti giocano bene, ma sei un buon giocatore che però ha tre difetti importanti che tu devi riuscire a togliergli, è chiaro che non sta bene nel momento in cui deve lavorarci. Ma guarda, lì dipende tutto dalla forza mentale, dalla capacità dell'allenatore, della società, ma soprattutto dell'allenatore, di vedere quali sono le magagne di quel giocatore, cercare di modificarle con intelligenza, perché parlandogli molto, spiegandogli le cose, in modo che diventi un secondo papà, tra virgolette. In quel modo che il ragazzo sia intelligente e capisca che solo così, solo sacrificandosi col lavoro, si ottiene qualche cosa, come è nella vita normale di tutti i giorni. Sì. E quindi lì impari anche che devi assolutamente, giocando devi allenarti, e che poi ti serve nella vita normale, quando finisci di giocare, perché lì
ti si apre un mondo magari sconosciuto molto, ma molto più duro. È la vita che affrontano tutti quelli, la gente normale di tutti i giorni, capito? Ecco, in questo posso dire sì. Perché... No, anche per quello dico, i ragazzi, se hanno la possibilità di avere dei buoni maestri, hanno più possibilità di diventare anche buoni giocatori, anche persone migliori. Ma infatti io qui non ho, vorrei arrivare a una domanda che avevo un pochino pronta, no? Che negli anni, ma nei decenni, quanti nuovo Meneghin abbiamo sentito nelle notizie, no? E il nuovo Meneghin non è mai arrivato. Ma la mia domanda è, quando giocavi e sentivi parlare del nuovo Meneghin, ti era indifferente oppure dicevi, sai che sono curioso di vederlo e possibilmente di capire se... La seconda che hai detto. Ok. No, nel senso che... Mi tengo la seconda buona, diciamo. No, mi faceva piacere perché, insomma, dire... Quando parlano così dici, beh, allora si vede che ho fatto qualcosa di buono. Però, vuol dire, ogni giocatore ha le sue caratteristiche, il suo fisico, il suo modo di giocare, il suo modo di pensare, è difficile che un giocatore sia uguale a quell'altro. Io quando ho cominciato ho avuto la fortuna di cominciare a giocare a Varese con una società che credeva in me, che l'allenatore credeva in me, mi ha fatto entrare quintetto base a 18 anni, quindi vuol dire sapevo fare poco e niente ancora, ero proprio sgrezzato. Adesso io penso che mi sarebbe molto difficile fare questo tipo di carriera per questa esperienza a 18 anni in prima squadra. Prima mi farebbero fare una gavetta mai vista, dopo magari se sono buono a 28, 19, 20 anni, perché la concorrenza è aumentata e quindi la società adesso non vuole più rischiare. L'unico che ho visto rischiare tantissimo è stato Boscia Tanjevic. Boscia, quando era a Caserta, ha costruito un Nando Gentile, Vincenzo Esposito, ha costruito una realtà che poi è diventata anche campione d'Italia. È venuto a Trieste e ha creato una realtà pazzesca per lui. Lui è uno dei pochi allenatori che ho visto che ha fiuto, visione e soprattutto che ha voglia di lavorare. Ah, sì. Cioè lui il giovane lo fa lavorare ma proprio delle basi tecnicamente, un po' fondamentali, e non ha paura di stare in palestra 5-6 ore per insegnare questo. I Fucca, i Pilutti, Nando Gentile, poi chi c'era ancora, Bodiroga, sono venuti fuori da questa De Paul. Da questa scuola di Tanjevic. No, ripeto, a parte che Tanjevic anche, cioè, per quelli che non lo conoscono, io ho avuto la fortuna, è una persona di una cultura e di un... il suo orizzonte mentale è tutto il mondo e tutto quello che succede nel mondo oggi, è una cosa pazzesca, tu puoi stare con lui 3 ore e non parlare di pallacanestro, sì, e comunque... Bocca aperta, ascolti. Veramente. Se avete occasione, invitatelo. Perché... Siamo in contatto con Boscia. E... So che lui non si sposta tanto da Trieste. Ma infatti, però... l'idea nostra è andare lì. Quando, quando Boscia è venuto a allenare a Milano con la Stefanelli, però lo invito una sera a cena a casa mia. Ciao, come stai? Già entra così. Hai fatto il tuo scherzo? Cioè, si fuma a casa tua o...? Ma mi ha impestato la casa. Allora, la prima cosa che ha fatto è andato davanti alla libreria che ho in casa a vedere che cosa stavo leggendo. Non mi ha detto, io ho cominciato a dire, ma siccome lì dentro c'era un po' di tutto, allora... Avevo paura di chiedere, c'è qualcosa che ti interessa? Lui è stato zitto, ha steso un velo pietoso, perché ha detto dagli Asterix, non so, anche il nome della rosa, c'è un po' di misto griglia. Però lui, come dicevi tu prima, siccome un uomo di cultura, il primo che ha fatto è andato a vedere... Io ho un aneddoto su di lui, è riferito nei confronti del famoso Bosna Sarajevo, che poi ti chiederò anche del Bosna, perché... Lui ha detto, quello spogliatoio era una gioia perché per anni 70, quindi ovviamente non c'era internet, la TV era molto limitata, o andavi al cinema o non è che ci fossero molti modi per intrattenerti, ma lui mi ha citato che nello spogliatoio di quel Bosna, per, come dire, lo scherzo che facevano tra loro, era una cosa tratta da 100 anni di solitudine. Quindi tra loro avevano delle battute che si facevano, tratte da 100 anni di solitudine. E uno dice, cavolo, una squadra di basket, non ti aspetti che citino uno dei capolavori della letteratura. E lui invece, ancora adesso,
quelli erano tempi, ci si trovava, si chiacchierava, spogliatoio, tra noi, quello spirito lì... Sì, è cambiato, cioè, allora non c'erano i telefonini, non c'erano gli iPod, adesso io vedo quando vedo entrare in campo i giocatori, il riscaldamento con le cuffiette che sentono la musica, già ti girano le palle, quando entrano in spogliatoio con le cuffiette, sentono la musica, e non parlano con gli altri, non si parla fra di loro. Le trasferte in pullman, dove ognuno c'è il proprio iPad, si guarda il proprio film, esatto. Con le cuffiette, eccetera, eccetera, mentre noi magari si giocava a carte, è vero, no? Cioè, è incredibile come è cambiato il rapporto fra i giocatori. Sì, è molto pericoloso, perché io vedevo con la nazionale ora raduno, cioè, si parte per andare all'allenamento, i giocatori scendevano con le cuffiette. Si servono in pullman, cuffiette, entravano nella cuffiette, poi allenamento, la cena avevamo proibito di avere il telefonino. Sì. Per cui sul pullman ho telefonino, ho cuffiette, per cui vedevo che parlavano poco. Ah. Infatti una volta dico, ma non vi rompete le balle, scusa, non parlare fra di voi, non vi divertite, non sento... Allora dopo, non dico grazie, però in alcune occasioni ho visto che, soprattutto quando c'era la cena, roba del genere, però la mentalità di adesso, cioè il telefonino, perfetto, però manca la comunione, dello stare bene insieme. Ma soprattutto perché io, vabbè, farò un paragone banale, io sono uomo d'azienda, ho dei colleghi, però una squadra è un po' diverso, perché intanto più o meno hai la stessa età, hai un interesse comune che è totalizzante, cioè il mio collega direttore tecnico magari ha la passione, che ne so, della pesca, io ho la mania del basket, un altro può avere i francobolli, ci sta che magari non abbiamo tante cose da dirci, ma cacchio, in una squadra di basket, cioè mi viene da dire, è gente molto più simile rispetto a 10 dipendenti di un'azienda presi a caso. Guarda, Varese era una squadra di pazzi, allora trasferte lunghe col pullman, allora ci mettevamo Nicolic davanti con gli allenatori, noi tutti dietro, quando facevamo uno stop all'autogrill, allora, di nascosto compravamo il salame, il pane, il bottiglione di vino, eccetera. Ma scusa, compravate o rubavate? No, per amore di Dio. E dopo in fondo a mangiare il salame, bere il vino di nascosto da Nicolic, eccetera, eccetera. Quello è una cosa che ho vissuto allora e non ho mai più visto. Guarda, quello è un modo per... come dei deficienti, perché eravamo dei deficienti. Però si stava per stare bene insieme, non c'era... Se poi stai tutti con le cuffiette al telefonino... È quello che io non riesco a capire. Il fondo pullman era un classico. Pullman si faceva... cioè accadeva quasi di tutto. Gli allenatori davanti... allenatori dirigenti, prime due file. Poi dalla quarta in poi c'era... esatto, anarchia totale. Cioè, con Nicolic, per esempio, aveva proibito di bere vino a tavola. Prima della partita, la domenica, niente vino. Ora lì Flamorea, Vittori, che erano abituati. Allora, grossa discussione fra loro tre, eccetera. Nicolic ha minacciato addirittura le dimissioni. Madonna. Niente viene, interviene generalmente, insomma, morale della favola, gli concedono un mezzo bicchiere di vino a loro due, a noi niente. Però Flavo mezzo bicchiere, come... mi fai venire voglia. Bravo, esatto. Allora cosa ha fatto Flavo? Si faceva portare il vino rosso nelle bottigliette di Coca-Cola, sai, quelle di vetro, e il vino bianco in quelle delle lattine della Fanta. Allora, Flavo qui e Nicolic seduto in fondo dall'altra parte. Allora, arriva il cameriere, Flavo si versa, la prima, la seconda volta. Alla terza volta Nicolic dal fondo fa... ehi Flavo, io non ho mai visto Coca-Cola non fare schiuma. Guarda, l'ha beccato lui, ma no, guardi questo. È che l'agitano sempre qua, cazzo. È quella, no. Potevi fumare un pacchetto di sigarette. Ah, ok. Sì, sì, sì. Sì. Perché lui fumava. Lui fumava con tre turchi, non come un turco. Cazzo. Però bere zero. Incredibile. Assolutamente niente. Poi parlando di vino, di bere, facciamo la visita preolimpica a Roma all'Acqua Cetosa. Per cui fai dietologo, cardiologo, prova sotto sforzo, come un clinic generale. Andiamo dal dietologo, eravamo io e lui, e non mi ricordo chi, dietologo di lì, che ci fa vedere cosa del genere, con tutte le fotografie delle pietanze, con dimensioni piccola, media, grande. Vuoi far vedere l'antipasto, lei mangia prosciutto da Flavo? Lei mangia prosciutto? Beh sì, un pochino, questo no, questo dice, quello è la grande, sì.
Primo lo prende, beh sì, il primo, importante. No, cosa la più grande. E così fa. Alla fine poi gli chiede, ma lei beve? A pasto dico, beh sì, uno, un bicchiere, no, un litro. Il fava era una benzina, per lui non faceva niente. Bellissimo. No, dietologo. Poi la cosa bella era lo psicologo. Tutta la squadra lì arriva lo psicologo. E se noi siamo una famiglia, qualsiasi bisogno, sono vostro amico. Me lo immagino già con te lo psicologo. Sì, no, per 20 minuti ci sono a capo tanto con lo l'amicizia, il collaborare. Sì, grazie, arrivederci, ci vedremo. Usciamo da un'altra visita, lo incontriamo al corridoio, buongiorno professore. Non c'è cagato. Chi cazzo c'è? Bel gioco di squadra. Ah no, pensavo che, visto i vostri scherzi, lo psicologo poi fosse andato in analisi per anni. A Varese abbiamo avuto uno psicologo che dopo abbiamo scoperto che era un ginecologo. C'era intrufolato, l'ho raccontato ieri. Però effettivamente sto fatto dei dottori che non sono dottori, senza far nomi, sì, se ne sono sentiti alcuni. Esatto, alcuni sì, anche qua abbiamo avuto delle storie, sì. Senza far nomi, no, ma abbiamo avuto delle storie simili. Però già, un ginecologo, insomma, aveva da raccontare. No, pensavo che è più difficile uno che non è un giocatore infiltrarsi in una squadra, invece da dottore, bene o male, dici due cose. L'ho raccontato ieri. Allora questo qui, sempre questo, lo psicologo ginecologo. Allora, un partito importante a Varese, entriamo sul muro, c'è la lavagna, quella col gesso, il classico, e vediamo scritto, in caso di vittoria premi doppi. Rotti quanti, dai, grande, sotto, avanti. Usciamo, vinciamo, rientriamo in spogliatoio, entra il general manager, Walco, e fa Giancarlo, grande, grazie, premi doppi. Che premi? E chi l'ha scritto? No, l'ho scritto, insomma, non ho scritto niente. Allora salta fuori il ginecologo e dice, no ragazzi, l'ho scritto io per darvi la carica. Ah, cazzo. Oh, qualcuno ti ha tirato le scarpe. Lui diceva, premi doppi, doppia figa per tutti. Esatto, io... Mi abbiamo tirato le scarpe del modello 48. Jacopo, cosa dici? Facciamo come al solito, quindi adesso chiudiamo, poi... puntata next week, vino, quindi direi che seguiamo il programma. Sì, anche perché la gola sta venendo secca. Allora, chiudiamo la prima parte del podcast, okay, con la leggenda delle leggende. Dino, grazie. Grazie a voi. Tanto è stato un piacere rivedere Jacopo. No, grazie, noi poi Dino. Continuiamo, ma insomma la seconda parte per loro settimana prossima. Ciao ciao. Ciao. Ciao.